Riprendiamo per l'ultimo tratto che fa a Via Marconi la macchina e poi salirà per il Sagrato di Santa Rosa. Sappiamo che siamo a corto di batteria, speriamo di arrivare fino alla fine, ma ringrazio anticipatamente tutti coloro che hanno partecipato a questa serata favolosa. Sta per salire, c'è il sottocuffe fermi, siamo a metà di via Marconi, è stata sollevata e la macchina riparte direzione fine di via Marconi, poi tornerà indietro e l'ultimo grande sforzo sarà la salita di Santa Rosa. Grande l'impegno di tutte le forze in campo, abbiamo vicini vigili del fuoco, ma di tutte le forze dell'ordine, ricordiamo polizia, carabinieri, finanza, protezione civile e polizia locale, tutti quelli che sono stati impegnati alacremente per questo immane sforzo. Abbiamo avuto a che per parlare con la ex Miss Italia Alice Sabatini, madrina, la prima madrina del trasporto della macchina di Santa Rosa, e lei è anche molto entusiasta, ma la sua giovane età comunque già ha una grande esperienza nel suo settore. Intanto la macchina sta procedendo verso la fermata finale di via Marconi, da via Marconi a Piazza del Sacrario, nella zona dell'ex chiesa degli Almadiani. Piano, così, dai, forza, così, bravi, così, va Bruno, dai, però è così, bene, copiare, dai, forza! Continuiamo a tavolo sotto. Parata raggio, piano, fermi così. Santa Rosa, fermi! La macchina si è di nuovo fermata, finalmente un trasporto veramente eccezionale, nessun problema, e chiediamo anche qualche parere. Raffaele Ascensi, non poteva mancare la luce, un po' quella che è, però una battuta. La luce un po' quella che è. La luce del mio telefono. Quella di Gloria. Un attimo, perché qua si chiede scusa. Eccolo qui Raffaele Ascensi. È quella fantastica di Gloria. Credo che siamo a top. Come è andato fino ad ora? Anche la tempistica sembra perfetta dal punto di vista della portabilità. Perfetta, la macchina, il trasporto, i facchini sono molto fluidi. Audio. Il pezzo più bello per me è il Corso d'Italia, è stata una grande emozione anche perché mi sono avvicinato moltissimo alla macchina quest'anno. Ho visto anche dei punti critici, ho visto che sono stato anche molto fortunato in alcune occasioni, perché gli angeli proprio sorvolano molto, molto spesso le gronde delle case, che proprio si insinuano sotto il braccio. Sì, c'è stato un momento in cui stava per toccarsi qualche contaglio, in effetti. Sì, però per il resto, diciamo che è tutto calcolato. Tutto calcolato, da buon tecnico possiamo dire, da persona che non lascia mai nulla al caso. Una battuta su questo modello, molti l'hanno paragonata ormai al volo degli angeli, un anno questo importante per il cinquantennale del volo d'angeli quando si ferma a Via Dura. L'abbiamo chiesto a tutti, non chiederlo all'ideatore, non era possibile, un pensiero. Sapete che ho fatto rivivere quel ciuffo che mi è stato donato da
Giuseppe Zucchi proprio in persona, poco prima che morisse, con una bellissima dedica che tengo nel cuore. L'ho fatto rivivere e l'ho prestato al Ciuffo numero 50 e quel Ciuffo sicuramente darà un'energia a questa macchina, ricordando quello che fu il volo d'angelo, la macchina più bella di tutti in assoluto. Che non fosse anche questa, magari potrebbe anche battere il volo d'angeli come gradimento. Chi lo sa, innanzitutto siamo solo al terzo anno, il volo d'angeli ne ha fatti 12, quindi piano piano stiamo entrando nel cuore dei viterbesi. Cioè, si parla, l'ultimissima domanda, di una terza possibilità di partecipazione al bozzetto in futuro. La quarta, perché io ho partecipato, la quarta, chiedo scusa. Ho partecipato anche quando vinse Fiore del Cielo con un bel progetto. E è una terza vittoria. Va bene, grazie. Con Raffaella Scienzi abbiamo sentito tutti i principali protagonisti del trasporto. Siamo in mezzo ai facchini, è un bellissimo spettacolo, soprattutto dal punto di vista di partecipazione. Poi vedremo anche tutto il contorno del trasporto 2017, ricordo degli speciali che verranno fatti con Teleradio Orte, su Newduscia TV e su tutte le emittenti che hanno partecipato a questo trasporto in streaming, quindi chiederemo anche il parere dei nostri colleghi. Franco, dal nuvolo. Fiorillo, Mirko Fiorillo, le corde. Mirko Fiorillo. Tantissimi giovani, sono quasi tutti giovani, lo ricordiamo, sono quelli che hanno aspettato maggiormente dalla sera prima, hanno dormito all'aperto per poter vedere il trasporto. Avevamo documentato stamattina come tantissimi erano accampati, tra virgolette, sugli angoli più vicini al percorso, quindi questa è la conferma che vicino al percorso la maggior parte sono tutti ragazzi molto giovani, tutti adolescenti. Vedete inquadrato l'elemento architettonico religioso riferito a un altare, a un
ha una parte dell'Eucaristia, nella parte alta l'elemento gotico che riprende anche una parte lobata del Palazzo dei Papi di Viterbo. Poi tutti elementi che stanno, un mix che hanno fatto di Gloria una delle macchine più belle degli ultimi decenni. Raffaele Scienzi ci ha ricordato l'importanza del cinquantennale del fermo della macchina di Santa Rosa, Volo d'Angeli di Zucchi a via Cavour, una macchina che idealmente ricorda quella attuale con gli angeli soprattutto, ma anche con vari elementi di carattere storico e religioso, quella macchina. A posto, dai! Ciuffo di Santa Rosa! A cavezzare Ciuffo! Prima meno Ciuffi! Sotto! Bravissimo! Seconda finta! Sotto! Sotto finta! Sotto! Scusa. Come si va? Adesso ah, sì. Andrea, via. Gino. Per favore. Ora sta ritornando adesso la macchina in direzione di Piazza del Teatro, siamo su via Marconi, la parte finale a Piazza del Sagrario, stiamo tornando indietro e la macchina sta nell'ultimo tratto prima dell'arrivo. Vabbè, fai tu una selezione, vedi. Mettici il nome tuo, ovviamente, no? Certo. Mettici il marchio, tutte marchiate, mandale. Se tu mi riesci a mandare il logo vettoriale tuo, sarebbe il caso. New Dush ci metti il nome tuo. Mandami il logo. Vettoriale io ce l'ho già JPEG, vettoriale non ce l'ho. Vettoriale non l'ho capito. Ripeti un po' il marchio, però. Mi ricordo l'ultimo lì, ok. Lo mando stasera. Beh.